siamo andati dietro le quinte della nuova serie Cata e i misteri della sfera per scoprire di più sulla vita di Catalina. Con Nicolas, il padre, e Cata ha un bellissimo rapporto. Sono molto gelosi l'uno dell'altra perché si vogliono molto bene. È molto protettivo, cerca di svolgere entrambi i ruoli. Forse non lo sta facendo nel modo migliore, ma agisce sempre con amore assoluto. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Il nonno lavorava molto. Esistono molte prove. La sfera proviene da un'altra dimensione. Catalina aprirà accidentalmente un portale dal quale arriveranno due cloni appartenenti a una civiltà aliena. L'arrivo dei cloni sconvolge moltissimo la calma apparente che c'era in casa di Nicolas e della sua famiglia. Interpretiamo due esseri di un'altra dimensione che sono stati privati di ogni sentimento. Ha paura, teme quello che non conosce e lo spaventa molto anche il rapporto che si costruisce tra loro e sua figlia. Evviva, ce l'avete fatta! Col tempo si affeziona sempre più ai gemelli, fino al punto di dire che li considera parte della famiglia. Sono molto diversi. Uno dei due è un ribelle, non rispetta le regole. Mentre l'altro è il contrario ed è più sentimentale. Io interpreto Adrianne, sono quello più indisciplinato dei due, mi metto spesso nei guai. La paura dipende fondamentalmente dalla storia personale dei ragazzi. Chi li ha portati qui, per quale motivo? Si crea un elemento di suspense che continua nel corso di tutta la storia. Cosa fanno? Non so. A volte la vita ci manda dei segnali e se si ha il coraggio di seguirli, niente sarà più come prima. Cata e i misteri della sfera, una nuova serie, solo a Disney Channel.